Si è svolta ieri sera al Circolo dei Magistrati della Corte dei Conti a Roma la presentazione del libro Potere e Responsabilità, la figura del magistrato, edito dalla Rubettino e scritto dal professor Luigi Balestra, presidente dell'Osservatorio Economico e Sociale Riparte l'Italia e docente presso l'Alma Mater di Bologna. A moderare la serata è intervenuto il giornalista e opinionista Luca Telese, di recente nominato direttore del quotidiano Il Centro. Protagonisti del dibattito insieme all'autore sono stati la dottoressa Giuseppina Rubinetti, capo segreteria del Ministero della Giustizia, e il dottor Giuseppe Amato, procuratore generale della Corte d'Appello di Roma. Una riflessione legata all'apparato pubblico e segnatamente all'esercizio della funzione giurisdizionale e nasce da una domanda di fondo, cioè come il magistrato arriva a conseguire la capacità di esercitare le sue funzioni con delle doti che sono imprescindibili, vale a dire la rettitudine, l'equilibrio, la imparzialità. Ecco, tutto questo dal mio punto di vista forse non è sufficientemente analizzato, laddove la preparazione è più che altro di ordine tecnico e non ci si sofferma adeguatamente sulla necessità di approfondire altri profili legati appunto a aspetti formativi ad ampio spettro. Il libro è un bel libro, scritto molto bene, culturalmente elevato, intercetta sicuramente un problema che è il problema della crisi della magistratura come di tante altre attività in questo momento, in questo paese. Ovviamente è un libro di tesi, quindi ovviamente evidenzia le criticità. Io penso che in una lettura complessiva la categoria, nella stragrande maggioranza dei casi, riesca a fare in maniera adeguata quello che è il proprio lavoro, che poi è un lavoro al servizio del cittadino. Il giudice, sia che faccia il pubblico ministero, sia che faccia il magistrato, il giudice deve sempre avere di mira il fatto che dietro la carta c'è sempre il dolore e i problemi e le occupazioni di tante persone. Luigi Balestra è un giurista sopraffino, un libro scritto in un codice, con una lingua, con tutti i pesi e i contrappesi, mette sul fuoco tutti i temi su cui poi si interrogano i magistrati, perché i processi sono lenti, i cittadini, perché i processi sono lenti, perché i magistrati non hanno più la competenza, l'autorevolezza di un tempo, perché gli organismi di autogoverno sono diventate delle strutture drammatiche, parlamentini, giochi, correnti. Quindi è un libro che paradossalmente parla del perché la giustizia non è più allo sportello quello che tutti noi ci aspettiamo.